Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video dedicato ai 10 articoli per i nostri hobby creativi che vi consiglio. Lo so, non pubblico questo genere di video da un po' perché comunque sono stata molto impegnata e stavo testando vari materiali e strumenti, quindi attendevo il momento di potervene parlare. E inizio subito con il primo articolo. Lo vedete alle mie spalle perché è questo bellissimo alone colorato intorno al mio schermo. Si tratta infatti di luci LED. Io le sto mettendo un po' ovunque perché danno veramente un tocco di profondità e di atmosfera ai nostri video. Mi piacciono moltissimo. Poi dovete immaginare adesso, quando spegnerò tutte le luci da studio, che poi rimarrò solo con le mie luci LED, perciò l'atmosfera anche per lavorare è molto molto bella e confortevole, un po' come un'isola magica. Questa striscina LED si applica appunto dietro lo schermo, si mette con l'adesivo perché viene appunto con il suo adesivo, non è assolutamente dannoso per lo schermo, vedo che si rimuove tranquillamente, non lascia residui, si attacca alla presa USB, quindi assolutamente comodo appunto per tutto quello che sta vicino al computer, e si può gestire dal suo telecomando. Questa è una cosa che mi piace un sacco, e visto che ho diversi punti luce ho un telecomando per ogni punto luce. Questo è un po' meno divertente, però non mi sento ancora di acquistare una di quelle basi che utilizzano molti videomaker per comandare tutto. Insomma, per adesso mi tengo i telecomandi, vanno più che bene, e come vedete ci sono vari colori, potete decidere quale visualizzare, ad esempio cambiando colore. Vedete, questo qua è il rosso che si vede un po' poco, poi questo qua è l'azzurro verde acqua, poi c'è il viola, bellissimo, il verde, super bello, il viola scuro. Insomma, veramente potete giocare e divertirvi con il vostro telecomando e gestire tutti i colori che volete. Ci sono anche diverse modalità, anche in base alla musica potete fare degli effetti in movimento, potete mettere l'opzione auto, come vedete, e creerà lui da solo degli effetti con varie accensioni, spegnimenti, cambio colore, eccetera, un po' in base a una cosa random. E appunto io lo vedo come una cosa anche riposante, perché quando sto al buio e magari sto lavorando al computer, la retroilluminazione sapete che aiuta anche per la vista, quindi è anche una questione di non affaticare la vista quando si sta troppo al computer, come nel mio caso. Quindi questo è un articolo che mi ha entusiasmato e quindi ve lo consiglio. Poi, rimanendo in tema di tecnologia, perché come sapete io, occupandomi di video e di comunicazione attraverso i social, vado a dotarmi man mano delle varie tecnologie, e quello che vi consiglio oggi, perché ho avuto modo di testarlo in questi ultimi 2 mesi, è un microfono, ed è questo qui. Se anche voi state cercando un microfono che sia allo stesso tempo funzionale, di alta qualità, ma anche non troppo dispendioso, perché anche quello è una cosa molto importante, questo è fantastico. Credo di averlo pagato intorno ai 50-60 euro, dipende moltissimo dalle offerte Amazon e dal prezzo che varia, sapete che spesso i prezzi variano, però ve lo consiglio veramente perché è ottimo. Ha il suo stand, io l'ho preso così, ma esiste anche con il braccio, quello regolabile che arriva dal alto, se fate video, se fate videoconferenze, se usate Zoom, se vi collegate comunque per qualche motivo e volete che il suono sia gradevole, questo è ottimo appunto.
e mi ci sto trovando molto bene. È un microfono a condensatore USB, quindi per collegarlo al computer vi basterà semplicemente collegare il cavetto USB e siete a posto e potete iniziare a usarlo. Ovviamente non è un microfono che capta la voce da qualsiasi angolazione, ma è unidirezionale, quindi diciamo che mettendovi davanti lui capta molto meglio rispetto a parlare dietro, ad esempio. Però io ho avuto modo di testarlo anche a diverse distanze e a diverse posizioni e comunque riusciva a catturare benissimo il mio audio. Lo utilizzo durante le mie dirette su Twitch, mi trovo appunto molto bene e quindi se stavate cercando un microfono, questo può fare assolutamente per voi. Poi passiamo al prossimo articolo. Se avete visto i miei video e i tutorial nell'ultimo periodo, sapete che ho sperimentato dei fogli per creare gli stencil e in particolare parlo del materiale chiamato Mylar, che è questo qui. Sono dei fogli simil acetato ma un po' diversi, traslucidi, quindi sembrano un po' lattiginosi, non sono né trasparenti né opachi, sono un pochino appunto lattiginosi e mi sto trovando molto molto bene. Ve li consiglio se volete tagliare degli stencil con un plotter, naturalmente potete farlo anche a mano, però veramente ci vuole tanta pazienza qualsiasi materiale voi utilizzate, quindi in generale io lo faccio fare al plotter e mi trovo talmente bene che appunto con questi realizzo i miei stencil che ho messo sullo shop, quindi le persone che volessero acquistare gli stencil che realizzo li possono trovare sullo shop. E se volete realizzare i vostri stencil potete utilizzare questo materiale perché veramente è di ottima qualità ed è proprio quello che si acquista quando si compra uno stencil in un negozio. Quindi ci tenevo a segnalarvelo perché mi sono trovata appunto molto bene. Poi un'altra delle cose che ho introdotto sul mio shop sono i planner dots, questi qui che sono appunto dei pallini adesivi che si possono incollare sul planner. Io li utilizzo tutti i giorni perché per la mia gestione del tempo e per gli obiettivi appunto giornalieri mi piace segnare appunto ogni obiettivo con un pallino e poi quando ho raggiunto quell'obiettivo oppure fatto quello che mi ero preposta segno una X, un ok, insomma a fianco. Comunque visivamente a me sono molto molto utili e quindi li ho voluti introdurre nello shop. Ma perché ve li sto nominando? Perché prima di metterli sullo shop, per essere sicura, ho fatto diverse prove con degli adesivi stampabili lucidi che avevo già a disposizione qua in laboratorio, ma non mi sono piaciuti al 100%, quindi ho voluto provare un'altra marca di adesivi lucidi stampabili e appunto per questo quelli che ho scelto per i miei prodotti sono questi qua. Hanno il retro giallo e appunto hanno una qualità superiore sia come resa della stampa sia come retro, perché il problema appunto era il retro. Visto che quelli che avevo precedentemente erano troppo morbidi, avevano un materiale sul retro troppo morbido, tendeva un po' a sfaldarsi e non faceva spellare alla perfezione il dot come invece io avrei voluto. Quindi ho cambiato marca, questi mi piacciono moltissimo, sono anche più bianchi perché se notate questo tipo di fogli non sono mai totalmente bianchi, quelli adesivi lucidi hanno una finitura un pochino più sul giallino o sul grigio, quindi anche la resa della stampa ne viene necessariamente influenzata. Questi qui sono molto più bianchi, la resa della stampa è più brillante, mi trovo veramente molto meglio, quindi volevo consigliarveli se state cercando anche voi una carta lucida adesiva per fare gli stickers. Si può appunto tagliare con il plotter, io sto usando l'impostazione vinile e con quella riesco a fare proprio un kiss cut, quindi fare in modo che si spellino senza tagliare fino in fondo e mi trovo veramente molto bene. Quindi anche questi li trovate in lista nelle info insieme a tutti gli altri oggetti che ho citato qua nel video e volevo appunto consigliarveli.
Poi passiamo adesso un po' di minuteria, perché ultimamente sto realizzando tanti progettini sia con i plotter sia per il cucito creativo e mi sono voluta dotare anche di vari gancetti e pinzette, insomma, per creare vari oggetti. In particolare ho acquistato questi gancetti per poter appendere una qualsiasi creazione, che sia un cuoricino di stoffa, che sia un laccetto personalizzato, che sia un pupazzetto anche, appunto, alle chiavi, perché hanno il morsetto a levetta e quindi possono essere utilizzati in questo modo. Vi faccio un esempio pratico con uno dei miei ultimi progetti di cucito creativo, che è questo qui, un porta fazzolettini barra mascherina barra assorbenti barra quello che volete, e ho pensato che effettivamente se avessi aggiunto un gancetto del genere, questo poteva benissimo diventare anche qualcosa da appendere alle chiavi. Quindi li ho acquistati, sto realizzando già dei progettini con questi che vedrete nei prossimi video tutorial, molto molto carini e divertenti, e volevo consigliarveli. Ma non solo questi, perché ho acquistato anche questo pacchettino con diversi morsetti per i portachiavi, che sono questi qua che ho realizzato e che avete visto nel tutorial di sabato scorso, e appunto vengono in questa confezione con tre diverse colorazioni: c'è il bronzo, il metallo scuro e l'argentato, come questo. Li trovo molto carini, molto utili. Sicuramente realizzerò tante altre cose anche durante i video tutorial, credo che li riutilizzerò perché ho già un'altra idea su come appunto utilizzarli, e se li state cercando anche voi, appunto, sono questi qui, vi metto sempre il link, e possono veramente essere utili anche per creare dei gadget se li realizzate personalizzati, se li vendete, insomma, li create su ordinazione anche. E questi possono essere appunto molto molto utili. Poi ogni tanto sapete che mi piace introdurre qualcosa di culturale, quindi che ha a che fare con la lettura nello specifico, perché ho acquistato, per essere sincera, diversi anni fa, credo fosse il 2018, delle riviste in fiera, in particolare riferite al cucito. Ora voi mi direte, ci sono tantissime riviste sul cucito, le conosciamo, magari conoscerete per l'appunto proprio quella che vi sto per consigliare, però per tutte le persone che invece non la conoscessero, io mi sento assolutamente di consigliare questa qui, perché è stata per me una scoperta. Ovviamente anche io ho letto e ho tantissime altre riviste sul cucito di diversa natura, però le ho sempre trovate molto distanti da me, un po' non troppo difficili, però veramente un po' spiegate per persone che di cucito ne masticano molto più di me, ecco. Invece questa è alla portata dei principianti, perché va bene magari avere dimestichezza con la macchina da cucire, però il cucito in sé è fatto di tante cose, è fatto anche di spiegazione dei punti a partire da quello più basico, che ci sta sempre, anche se lo utilizziamo tutti i giorni, sapere quali sono i tecnicismi dietro quel punto, ma anche il tipo di tessuto. Sì, va bene conoscere il cotone, però sapete cosa c'è dietro, come viene prodotto, quali sono le tipologie, quali sono i tessuti che derivano da quello stesso tessuto. Insomma, questo è questa rivista. A me è piaciuta tantissimo, la trovo veramente non solo facile da seguire se per caso ci sono dei progettini da fare, vedete, questi sono i passaggi classici delle riviste con lo step by step. Ci sono anche i cartamodelli, come ogni rivista che si rispetti sul cucito, ci sono i cartamodelli. Questa volta però si parla di cucito creativo, quindi sono cartamodelli che a me interessano molto di più di quelli generalmente sulla moda. Guardate questi segnaposto, che carini,
Insomma, io veramente l'ho trovato alla portata di tutti, soprattutto principianti, perché spiega veramente dalle basi e sto imparando tantissimo. Come potete acquistare questa rivista? Ci sono due modi. Il primo è andare sul sito di Sprea e acquistarla appunto in versione cartacea. Però, se volete, avete la possibilità di acquistarle anche in versione digitale. Quindi questo non solo vi fa risparmiare la metà rispetto al prezzo della rivista stampata, ma appunto si risparmia carta, si inquina di meno e avete lo stesso prodotto fruibile comodamente sul vostro tablet, PC, telefono se volete. E quindi appunto ci tenevo a parlarvi di questa rivista perché secondo me merita. Si chiama A scuola di cucito a macchina. Se volete e cercate qualcosa per iniziare, ve la consiglio veramente con tutto il cuore. Poi, visto che non mi sono dimenticata delle candele in tutto questo, perché io ogni tanto sto continuando a bruciare le mie candeline per profumare l'ambiente, per avere anche quella luce, quella luminosità che mi fa compagnia, e sto anche continuando a sperimentare. Questa volta ho voluto acquistare questi bastoncini di legno per realizzare appunto le candele al posto dello stoppino classico, quello col cordoncino. Si utilizzano appunto questi qui con la loro base di metallo e normalmente appunto si utilizzano per queste candele magari in soia, che sono tutte biologiche così, e appunto si utilizza lo stoppino anche in legno. La caratteristica di questi bastoncini è che hanno una superficie più grande che brucia e quindi sono adatte anche per le candele un pochino più grandi, perché sapete che c'è un rapporto da rispettare tra lo spessore dello stoppino e il diametro della candela, perché se lo stoppino non è sufficientemente largo la candela non si brucerà tutta e farà il cosiddetto tunnel all'interno della candela senza mai bruciare le pareti. Questo non deve succedere naturalmente, in quel caso si inseriscono due stoppini. E appunto invece con questo si può riuscire a bruciare una superficie un po' più grande, perché appunto sono lunghi e piatti e quindi brucia tutta una superficie più grande. Naturalmente prima di utilizzarli vanno immersi nell'olio, si può fare con qualsiasi tipo di olio, anche olio di semi ad esempio, perché appunto altrimenti brucierebbero troppo in fretta e non assolverebbero il loro compito. Non li ho ancora provati però, vi devo dire. Ma se volete andarli a vedere e munirvi anche di questo accessorio per candele molto particolare, ve li consiglio e ve li metto appunto nelle info. Io credo che li utilizzerò in una delle mie dirette su Twitch, quindi vedremo insieme per la prima volta come funzionano, se volete seguirmi, e intanto appunto ve li segnalo. Poi, rimanendo in tema candele, ho acquistato anche questo bellissimo bruciaessenze. So che molte di voi li avranno già in casa, mentre io ancora non ce l'avevo e quindi l'ho voluto acquistare. Questi qui si utilizzano con la tea light all'interno, quindi quelle candeline piccoline all'interno, e sopra si mette o una candela di cera proprio senza stoppino che si scioglie e crea appunto un liquido profumato, oppure si mettono anche delle altre cose che si sciolgono appunto sopra e creano appunto il profumo. Questa è molto bella, traforata, ha questo disegno qua fiorito oppure stellato, non so, dipende un po' dall'interpretazione, ed è appunto molto bella perché quando si mette la tea light all'interno, da fuori esce la luce e quindi fa un effetto molto molto bello. È carinissima sia d'estate che d'inverno, perché fa molto Natale effettivamente questo bagliore con le stelline, però io ce la vedo anche d'estate con una bella essenza profumata fresca, non so, una lavanda oppure un arancio. Insomma, veramente secondo me con poco possiamo riuscire ad avere una
profumazione naturale. Mi trovo molto bene con questo Brucia Essence, carinissimo. Poi torniamo all'argomento luci, perché come avrete intuito, dopo che ho rifatto la mia stanza scrap mi sono dedicata anche moltissimo all'ambiente, quindi a creare un ambiente bello, un'atmosfera anche rilassante, carina, che nei video risultasse anche piacevole. E le luci, come vedete, mi hanno aiutato molto. Tra queste c'è un'altra luce che ho acquistato, che vi voglio consigliare, perché non solo per i video, ma può essere utile anche ad esempio nella stanza di un bambino, una bambina, un ragazzo, una ragazza, oppure per la vostra camera da letto, perché crea un bellissimo effetto luminoso che potete direzionare dove volete voi, potete appoggiarla dove volete. Insomma, la lampada è questa qui di Philips, molto bella, e come vedete si può appoggiare perché ha una base piatta, quindi non ha le gambette, non si appende, si può mettere dove volete appoggiandola o per terra proprio oppure su una scrivania. Io la utilizzo durante le mie dirette Twitch perché fa atmosfera, ma ne ho diverse in tutta la casa, anche qua sotto la scrivania vedete c'è una luce blu che viene dal basso ed è una di queste, ne ho anche una in camera da letto, insomma veramente queste luci mi piacciono un sacco e adesso vedrete perché. Eccola qui, la luce è questa, come vedete ha una base piatta che si può appoggiare su una superficie e illumina appunto verso l'alto. Normalmente si utilizza per illuminare una parete, un pezzo di mobile, insomma fare degli effetti così dal basso verso l'alto, stile monumenti in città. Appunto la sua particolarità è questa, che ha il suo telecomandino, che è questo carino, perché accendendola, eccola qui, si ricorda naturalmente dell'ultimo colore che io ho utilizzato, e girando questa rotella con i colori è possibile appunto cambiare colore praticamente infinito, perché ha una ruota di colori proprio come quelli dell'arcobaleno, quindi non ha 6, 10, 20 colori, ha infiniti colori. Tra l'altro ha anche due anelli, uno più interno e uno più esterno, quindi potete anche modulare l'intensità della luce. Lo faccio su di me così vedete l'effetto. Ecco, allora girando la rotella vedete la luce cambia e diventa diversa in base a come state girando la vostra ruota. Ovviamente ci sono anche i vari programmi, potete aumentare o diminuire l'intensità della luce, quando non la volete più la andate a spegnere e riporre tranquillamente prima di utilizzarla un'altra volta. Quindi vi ripeto, io sono in fissa in questo periodo con le luci, quindi per questo ne avete visto più di una, però questa qui veramente merita, non solo per, va bene, l'ambito creativo, io come vedete la utilizzo per lavoro, però appunto ci sono tantissimi usi, veramente questo prodotto merita di entrare nei miei prodotti consigliati. Poi veniamo all'ultimo dei miei prodotti consigliati, è una cosa che avrei dovuto acquistare tanto tempo fa, mi sono sempre accontentata e mi sono sempre arrangiata, diciamo, come ho potuto, ma ultimamente ho voluto appunto fare in modo di non avere problemi per quanto riguarda sempre il cucito, prendendo uno stand per il filo. Direte, finalmente abbiamo visto i tuoi vlog come sistemavi il filo lì. Adesso l'ho preso, lo sto utilizzando, mi trovo molto bene, quindi posso consigliarlo anche a voi. In pratica si tratta di una semplice base dove possiamo infilare queste bobine di filo che sono impossibili da infilare in una normale macchina da cucire e quindi necessitano di una base per non essere lasciate vagare per la scrivania, cosa che può produrre anche una cucina
cucitura con problemi, perché chiaramente la macchina da cucire si trova a dover tirare un po' di più e quindi la tensione del filo viene un po' compromessa. Insomma, anche io ho notato diversi problemi, quindi ho voluto ovviare e ho preso questo stand. Ci potete mettere fino a 3 bobine di filo che poi passano qua sopra, il filo va fatto passare qua sopra e poi semplicemente infilato come abbiamo sempre fatto sulla macchina da cucire. Mi ci trovo bene, devo dire che mi ha cambiato il modo di lavorare perché è comodissimo e quindi volevo assolutamente consigliarlo anche a voi. Bene! Spero che i miei consigli per gli acquisti vi siano stati utili. Fatemi sapere nelle info se avete dei suggerimenti, se avete dei prodotti preferiti che magari volete che vada a testare e magari possa introdurli in questa rubrica se poi mi sono piaciuti. Vi ringrazio come sempre per essere stati qua con me e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!